Con la Biennale di Venezia si avvicina il tempo di un'ulteriore consacrazione per Marie, la pittrice di fama internazionale, pseudonimo di Antonella Genzale, membro del collettivo The Perceptive Group, sarà ospite di un approfondimento critico il prossimo 18 ottobre alle 16 a Palazzo Albrizzi, cappello a Venezia per la sinossi della sua opera. Presso il padiglione Grenada, nella cornice del tema generale Nessun uomo è un'isola, sarà esposta alla ricerca dell'anima, realizzata con tecnica mista su vetro. Marie ha voluto per la particolare occasione dar vita ad una sinestesia. Musica e pittura si fondono insieme in due dipinti nati nei primi giorni d'autunno di cui celebrano giorni e notti. Due dipinti e un solo spartito. Ho visto Nina Volare celeberrimo brano di De André scritto con Zucchero Fornaciari. Le immagini evocate sono di leggerezza e libertà, tipiche del mondo infantile, come la protagonista della canzone. Nina potrebbe essere vista come una figura immaginaria o simbolica che incarna la purezza e la spensieratezza dei primi anni di vita, la narrazione continua con un forte contrasto tra la semplicità dei giochi e la vita nei campi e la consapevolezza quasi dolorosa del passare del tempo e della vita che scorre, un aspetto quello della fanciullezza che di Maria ha colpito di recente anche il critico Vittorio Sgarbi nel dipinto Grano al Vento. Un'espressività dichiaratamente fiabesca che antropizza gli elementi in gioco e li fa dialogare con le creature della fantasia. Il colore prorompe sul disegno in una resa fanciullesca che esalta il momento estatico in cui l'uomo si abbandona all'immaginazione, questa è la sua recensione. Marie scatta nelle sue opere dei fotogrammi dell'anima e dell'innocenza di quegli anni che rischia di svanire nell'età adulta. Anche giorni e notti d'autunno sembrano osservare la crescente distanza tra la leggerezza dell'infanzia e la pesantezza della vita adulta, il suo flusso di coscienza è nel volo compiuto da Nina. Questa separazione tra tempi diventa separazione tra mondi che Marì. Prova ad unire con un ponte. È così che matura l'idea della sua recente opera, un'installazione dal titolo Intercapedine: uno spazio vuoto da riempire, uno spazio tra antico e moderno, tra valori perduti e da riscoprire, uno spazio che possa diventare immanente si è affidato alla potenza universale dell'arte. Con i dipinti ispirati da Ho visto Nina volare, Maria offre uno sguardo affettuoso e malinconico sulla bellezza e la fragilità dell'esperienza umana, un tema che nell'appuntamento di Venezia, sempre più vicino, sarà ripreso e affidato direttamente all'interpretazione di quanti si fermeranno dinanzi alla sua opera.